Una parola per noi. Commento al Vangelo della domenica a cura di Don Piero Rattin. Buongiorno. Ogni automobilista sa che si viaggia più veloce su una strada diritta che non su una tutta curve. Qui solo un pazzo o uno sprovveduto si permetterebbe di correre. Dio, il Signore, non è né pazzo né sprovveduto, ma non vede l'ora di venirci incontro. Che senso avrebbe altrimenti l'invito «Rendete diritta la via del Signore»? Egli non vede l'ora di potersi incontrare con voi. A questo punto però non si pensi che il momento dell'incontro sarà senz'altro o solo il 25 dicembre. Dio viene sempre. È la sua specialità, tant'è vero che si presenta così. Io sono colui che è, che era e che viene. Vorrebbe trovare sempre più spazio nella nostra considerazione, non per far da padrone, ma per riempirci la vita di luce, di sapore, di gioia. Sì, proprio di gioia. Se noi non sappiamo cosa sia la gioia, vuol dire che gli abbiamo riservato uno stretto spiraglio, anziché un'apertura generosa e accogliente. Con quanta ansia attende Dio di poter entrare nella vita dei suoi figli? E quante occasioni abbiamo per lasciarlo entrare? A volte lo facciamo aspettare come un ambulante o un accattone che prima se ne va meglio è. No, l'Avvento non ci è dato anzitutto per prepararci al Natale. L'Avvento è un tempo di tirocinio per imparare ad accorgersi di Dio che viene sempre e per poterlo accogliere come si deve. Sì, ma come si fa ad accorgersi del Signore che viene? Lasciamocelo dire da San Paolo in questa prossima domenica. Siate sempre lieti, esorta. La letizia è quella gioia intima e silenziosa che si prova quando si attende qualcuno che si ama. Poi continua, pregate ininterrottamente. Ma come? Con tutte le cose che ci sono da fare. Senz'altro prega ininterrottamente quel tale che in ogni azione, o almeno ad ogni inizio di giornata, sa dire, Signore, quello che sto per fare lo dono a te, prendilo, come segno di affetto da parte mia. Non spegnete lo spirito, esorta ancora Paolo, non disprezzate le profezie, vagliate ogni cosa e tenete ciò che è buono. Il mondo in cui viviamo è complesso, è da ingenui prendere tutto per buono, ma è da sciocchi prendere tutto per marcio. Il nostro criterio di discernimento è la parola del Signore, il Vangelo. Paolo poi aggiunge ancora, tenetevi lontani da ogni specie di male, che non si debbano scorgere anche le nostre orme, lì dove si progetta il male. Chi fa suo questo codice della strada rende diritta tutta la sua esistenza. Non accontentiamoci pertanto di pensare agli auguri di Natale, però occupiamoci piuttosto di raddrizzare la via del Signore nella nostra vita. Buona domenica. Una parola per noi. Commento al Vangelo della domenica a cura di Don Piero Rattin.